le regole per vivere a Milano, che sono appena rientrato dal mare, 4 giorni maledetti di semiferie, rientro nella mia città e ci sono i pagliacci che non sanno vivere in città o non sanno vivere a Milano, che è l'unica città, diciamo, in senso lato, ok? Queste regole valgono per tutti, ve lo dico anche togliendomi gli occhiali. Qua non è che sto dicendo i milanesi, tutti, perché anche i milanesi forse hanno perso dimestichezza con le regole. Allora, prima regola per vivere a Milano e non scassare il cazzo al prossimo. Prima regola, le strisce. Allora, a Milano ci sono, come in tutta Italia, una marea di strisce pedonali. Qual è il grande problema del legislatore, di tutti questi politicanti che, non lo so, evidentemente non vivono la città, ma io conosco anche bravi politici che la vivono, ma non capisco perché ci sono troppe strisce quando ne hai troppe è come se non avessi nessuna, ok? Quando una minchia è tanta è come non averla, perché non c'è buco che lo possa o la possa ospitare, ok? Quindi è inutile avere 1 miliardo di strisce pedonali e nessuna vale nulla. Meglio fare come quegli inglesi che sono maleducatissimi in tutto e antipatici, che hanno poche strisce o le rispetti o ti stirano. Non è bello, l'ho già detto in un altro video, però le strisce, quelle dove si accendono le luci, si accendono le strisce, lì piuttosto si inchiodano, si ribaltano, ma non ti toccano. Cosa succede? Sono troppe strisce. Primo ero in corso Buenos Aires, angolo Viale Tunisia o Via Vitruvio. Vado piano, perché io vado sempre piano, ok? Non suono il clacson in città dal 52. Io adesso viene qualcuno e mi disinstalla il clacson, perché io non lo uso il clacson. Io non uso il clacson, perché non rompo le palle al prossimo, a meno che non c'è un pericolo, ma deve essere un... ok? Succede che un pagliaccio, perché era un pagliaccio col sigariglio, sembrava neanche Che Guevara, quell'altro che ha fatto, come si dice, non mi vengo, le rivoluzioni cubane, Camilo Sienfuego, con sta faccia, sto giubbino di camoscio, di cane, non si capiva, uno zaino, meno male che non aveva il marsupio, perché se aveva il marsupio lo stiravo, attraversa col rosso, ma figlio mio, ma io vado piano, non è che vado piano perché tu possa attraversare, vado piano perché mi sembra corretto. Quando attraversi la strada, un incrocio così importante, è che io conosco tutti gli incroci di Milano, cioè io conosco tutte le vie, tutti gli incroci, tutti i civici, per lavoro, non perché ci ho vissuto e basta. Allora io rallento, lì poi c'è anche un pezzo di pavé, c'è un McDonald's, c'è la Nike, insomma lì è una zona, poi c'è gente che a Milano, questo lo dico ai pedoni, c'è gente che ha il vizio di stare dentro la strada, cioè magari un passo dentro, che cazzo ti cambia, stai sul marciapiede, ma cosa ti cambia? E allora questa specie di Nanni Moretti di Corso Buenos Aires attraversa deciso l'unico, allora io cosa faccio? Lo schiaccio? No, capito? Adesso mi sta attraversando, guardala le bici, gli ultras delle bici sulle strisce, in diretta lo cucca, questi sono gli ultras delle bici che tra l'altro usano le bici del comune, ok? Maledetto il comune, maledette le biciclette, poi vi spiego perché. Dovrebbero vietare le biciclette in città. Ecco, perché poi finisce, hai visto? Beh, questa beccata al volo. Piazzale Lagosta, inizio di Viale Zara e Corso Buenos Aires, ciao, e Viale Fulvio Testi. Una che va, cioè si chiama pedonale e lei attraversa sulle strisce con la bici del comune, gialla fastidio. Allora, vi stavo dicendo, ho anche finito l'acqua. Perché sì, perché bevo quella del radiatore. Allora, dicevo che questa specie di camoscio, perché poi non si vedeva, era tutto incamosciato, attraversa, tra l'altro, con il passo da tranquillone, no? Allora io lo guardo, perché lui era davanti a me, e guardo il semaforo, magari è colpa mia, dico, cazzo, che pirla sono, però strano, perché io non faccio infrazioni col rosso. Guardo ed è tutto rosso. E lui cosa fa? Non sa se andare avanti o indietro finché va avanti. Va avanti e passeggia piano, non fa neanche lo scatto, perché è proprio un pirla, e a quel punto scatta il verde. Scatta il verde, Corso Buenos Aires, angolo via Vitruvio, cioè uno dei... Sembra, sai quando guardi i film su New York, che ci sono quei semafori che quando scatta il verde attraversa tutta la città? Uguale. Attraversano tutti, meno male che non mi sono arrivati gli sputi, il calcetto alla gomma, l'insulto, perché qualcuno evidentemente ha visto, è solo che una serie di... Ecco, non erano dei pagliacci, avevano proprio le manine con le palle in mano, era proprio tutto il circo, soprattutto le donne... Perché le donne queste sono tremende, mi guardavano tutte male finché io ho abbassato il finestrino
e ho fatto notare che se mi trovavo in quella situazione, cioè sulle strisce e non mi muovevo più, era perché un pirla come loro aveva attraversato col rosso, non io. Ma nessuno che ha capito come funziona la città. Nella città c'è il pirla. Allora, regole per vivere in città. Nella città ci sono i pirla che non sanno vivere in città. Per ogni pirla ci devono essere 10, 20, 100 persone col buon senso che sanno che in città i semafori, parlo di Milano, scusate, ho sbagliato, non di città, di Milano, sanno che i semafori sono molto rispettati, ma il pirla c'è sempre. E allora, mi raccomando, prima regola, non si sta sotto, giù dal marciapiede, e soprattutto se c'è il pirla, ce la si prende col pirla. Questa è una città che è meritocratica e anche un po' giustizialista, o lo è stata anche in passato, quindi te la prendi col pirla, non è che stai con la massa perché è più comodo stare con la massa, se no non viene a Milano, non viene a Milano per far parte della massa, viene a Milano per distinguerti, ok? Ecco perché la gente viene qua e ha fatto grande Milano, gente che si voleva distinguere e ha contribuito alla crescita di questa città. Quindi, altra cosa per gli automobilisti, a Milano esistono dei limiti, ok? E quando ci sono incidenti gravi, e ce ne sono, ok? È sempre al 90%, non tanto per disattenzione, ma per la velocità. Questa è una città che ha 2500 pali, contropali, piazzette, aiuole. È difficilissimo. C'è stata una tematica su Viale Abruzzi, mi pare, dove c'è il Barbasso, dove hanno girato anche il film... hanno ripreso le scene del film su Valanzasca, cioè ci sono delle zone dove veramente ci sono più pericoli strada che a fare alpinismo, quindi bisogna, se hai una macchina, soprattutto se vieni qua e vai come quella deficiente che prende la bici, questo cambia le corsie, quell'altro fa il car sharing, senza contare di, ma proprio delle merde che prendono le macchine del comune e le parcheggiano dove vuoi. Non c'è rispetto. Bisogna vietare le cose pubbliche e gratuite. L'italiano non apprezza neanche a Milano, neanche noi, neanche a Milano vengono apprezzate le cose gratuite e le cose messe a disposizione. No, devi vietarle, la devi far pagare, magari 1,50 euro, ma la fai pagare, e quell'1,50 euro ti garantisce che ci sarà il rispetto, come dicono gli zarri. Quindi ci saranno tante puntate che farò sulla città e la girerò, magari chiederò anche all'Ambrenedetto che ho appena sentito se vuole fare un po' di giri in città, perché la città non è prevista in natura, la città è una brutta bestia, diceva Pozzetto, la città è il demonio, però bisogna anche imparare a viverci. Non è che siccome sei in città e allora il monopattino, perché non sei a New York, non sei in quelle città lì americane, faccio il rider. No, fai quello che facevo io, fai il pony, fai il cocchiere, fai il pony express e faccio il rider. Perché poi l'idea del ride, siccome ride in inglese è anche to ride a horse, cioè ti viene in mente che tu cavalchi qualcosa, e quindi c'è questo, ho visto prima, adesso c'è la polemica al contrario. Prima c'erano i rider, e siccome io l'ho fatto posso parlare. Io lavoravo a Cottimo, si dice, e facevo il pony express, cioè consegnavo le buste col booster, invece no, consegnavo delle busta lettere con il Garelli, e allora lì mi pagavano a consegna, o meglio non puoi comunque mettere a repentaglio la vita per fare una consegna in più. Qui invece c'è un discorso diverso, ci sono persone che vengono dall'estero e non conoscono la pavimentazione, non conoscono il pavé, cioè il pavé è più insidioso di Barcellona Inter. Il pavé è più insidioso di una ragazza appena lasciata. È veramente insidioso, perché i sassoni si muovono, perché quando piovigina il pavé è veramente una pista di pattinaggio. Poi ci sono le rotaie del tram. Mi ricordo che il mio babbo, dico babbo perché sono in Toscana, mio papà ha scambiato un motorino, un Ciao mi pare, negli anni 60, con una macchina da scrivere, perché si è inchiodato andando con le ruote dentro l'hotel del tram, e credo in via Vincenzo Monti, mi ricordo anche la via, io non guardo il video chiaramente, come se parlassi al vetro. E quindi vi stavo dicendo, sì, che ci vuole maggiore educazione, quello che vi ho detto, è bisogna far pagare tutto, no al car sharing, no alle bici che si trovano poi buttate. Guarda questo qua, questo cammina in mezzo a Viale Zara sulla corsia, l'avete visto?
questo cammina in mezzo a Viale Zara dove le macchine vanno, dovrebbero andare tra i 50 e i 70, se non si capisce mai perché qua è pieno di due, però lui cammina in mezzo alla strada alla partenza ed sembra un gran premio. E questa qua è gente, no? Poi se il pedone va sotto, diventa un martire. E invece io vi ho mostrato, pensate, in diretta, mentre parlavo di loro, di biciclette. Cioè, se sei una bicicletta, vietato attraversare. Cioè, le strisce pedonali sono per le persone che camminano, che scelgono di non prendere, per esempio, lo sposta poveri, perché tanta gente come me non ha, io non ho mai usato lo sposta poveri, ma non per questioni di snobismo. A me non piace lo sposta poveri, quindi il classico autobus, non mi piace il tram, che è uno sposta poveri ancora più lento, non sopporto la metropolitana. Si chiamano sposta poveri. Però preferivo mettere la miscela, anche se ero povero lo stesso, e andare per i cavoli miei col motorino, perché è una questione proprio di... non lo so. Madonna mia, sono entrato in città, perché chiaramente arrivavo dalla tangenziale, dalla Toscana, Parma, ho fatto il giro per andare al lago, e chiaramente cosa succede a Milano? Cosa succede a Milano, in questa città del cazzo, che uno arriva? No, qualcuno poi dice che io faccio i video, che vado in vacanza là, faccio i video, contesto là, ma andate a cagare, io contesto quello che c'è da contestare, ok? E la prima roba che contesto è questa stradazza. Ma è possibile che ogni notte è chiusa l'uscita a Viale Certosa? Vai, uno va allo stadio, esce, fa Viale Certosa, taglia in tangenziale per andare a Monza. Quanti pullman anche dell'Inter arrivano da quella zona lì, finisce la partita e devi fare il giro da Vimercate. Oh, ma cosa state facendo? Che sono 50 anni, ma neanche con l'Expo sono riuscito ad allargare la strada. Ieri non parliamo, c'erano le frecce tricolori vicino al paese dove abito e c'è stato un disastro di gente. In più c'erano anche si chiamano le cantine, visto che Morbegno fornisce la Valtellina vini meravigliosi, c'erano quindi la sagra del vino in Valtellina. E a metà del lago, a Varenna, la perla del lago di Como davanti a Bellagio, c'erano le frecce tricolori. È successo che è andato tutto in tilt, perché da qui, per arrivare dove abito io, non puoi mettere il treno alto perché tiri giù le gallerie, non puoi mettere il treno lungo perché non fa le curve, non puoi allargare le strade perché c'è una montagna, non lo so, asciugate il lago e fate la strada, così la gente andrà... Dove vado? Vado sul lago, questo weekend vado sul lago. Quindi, ripeto, io, qualcuno se la prende, io sono sempre stato duro ma giusto, ok? E come diceva Carmelo Bene, non sono un bruto, magari sono brutale nel linguaggio, ma è giusto così perché non se ne può più. Ma la gente però che rompe le palle alla pubblica amministrazione partecipa attivamente nelle rotture di coglioni quotidiane della città, di tutte le robe, perché non c'è il rispetto, non c'è nessuna idea di come ci si comporta in città. Abbiamo ancora una città piena di stizze, perché la gente, questo mi suona, io vado a 50, c'è scritto 50, perché mi suoni? Adesso lo inquadriamo, adesso lo vado di qua, adesso mi sta superando di qua, eccolo qua, guarda, lo faccio adesso, non me lo inquadro perché adesso sennò le targhe, ok, un coglione con una specie di, non è una macchina, è una Mercedes gigante, la prossima volta fai la roba, a parte che mi ha suonato ed è dietro, per comprati la 57, ti compri un pullman. E lui per esempio è uno che, se qualcuno ha una telecamera, andrebbe fermata e gli andrebbe fatta una visita urgente in quel momento lì e capire perché ha questo nervoso, ok? Poi ci sono i motociclisti, smettiamola. Io sono stato motociclista, ho avuto tutti i tipi di moto, motorini, ok? Io odio le biciclette, mi chiamavano l'uomo bici e avevo la moto. A me non può rompere il cazzo nessuno. Basta con ste moto! Le moto sono folli. Le moto vivono nel mondo tutto loro. In città ti sorpassano, io non so dove hanno il coraggio. Questa gente dovrebbe arruolarsi nell'esercito, perché è più pericoloso fare il dribbling tra le macchine che andare a fare una guerra. Poi appena esci dalla città, cioè fra 5-6 km, appena arrivi a Sesto San Giovangeles, a Monza, ciao, lì proprio c'è il Gran Premio, sarà che c'è Monza, e là vanno a 2000 all'ora, ok? Anche i motociclisti sono molto rispettosi. Vom, 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 vuoi sentire un vuoto? Tu dici, con tutti i soldi che paghi, ti comporti bene in macchina, nonostante quello. Io vi dico una cosa, tra i pedoni, cioè i camminatori, i ciclisti,
quelli che vanno sui pattini, quella gente lì che andrebbe così, quella gente. Allora io direi veramente pattini, skateboard, non so come si dice, comunque quella gente lì andrebbe internata. Poi ci sono le bici, soprattutto quelle pubbliche, che andrebbero di notte danneggiate, proprio bisognerebbe toglierle, basta con le bici pubbliche, basta con le cose pubbliche, basta con lo Stato. Lo Stato deve smettere di fare lo Stato, perché tanto dà dei disservizi, perché permette a dei deficienti di usufruire gratuitamente di robe e di non rispettare le regole. Adesso c'è il patentino per la bici che all'estero c'è già da 20 anni. Comunque mi sono perso, anche perché avete visto in diretta i deficienti. Io non sono un santo, però a un certo punto, se vuoi vivere in città, ok, non è che, cioè, ogni passo che trovi ci sono 250 milioni di sigarette. Basta, ma bisogna fare come in Svizzera veramente, vabbè. E poi ripeto, Milano fa molto poco per farsi conoscere, perché Milano è una città che tu devi scoprire. Questa è una cosa che milanesi, non milanesi, non sanno, e milanesi sanno. Milano è una città che si fa scoprire. Il problema è che una che l'hai scoperta, a parte che invece andrebbe spiegata meglio Milano come città, perché la gente viene qua come se fosse un po' un porto sicuro, Poi, ripeto, in questo discorso ci sono anche i milanesi, perché io vedo i vecchi milanesi che sono tremendi. Ok, i vecchi milanesi sono tremendi, a parte che, cioè, dei vecchi milanesi 9 su 10 sono col girello. Non è possibile che 9 vecchi su 10 sono... Più vai nelle zone ricche, più vai in giro col girello. La gente non ve le dice queste cose perché non vuole dirvele, perché hanno quella che stira, quella che lava, quella che ti porta giù il cane a pisciare, quella che ti porta i bambini, i nipotini, quello che fa questo, quello che fa quest'altro, e tu cosa fai? Niente, mangi le schiacciatine e ti ingobbisci. Mangi male, ti ingobbisci, non ti muovi, fai una vita e poi vai col girello. Va bene, faremo molte puntate sulla città, perché qui non si tratta di fare il milanese imbruttito, qui si tratta di spiegare una città, e se qualcuno è interessato, perché magari tra voi iscritti c'è gente che vive qua e mi dà una mano, io racconterei un bel po' di cose, perché qui si parla, ma si dicono spesso anche tante cazzate. Allora vorrei mettere un po' le cose a posto, perché Milano potrebbe funzionare molto meglio, e invece tutte le robe che vi dicono qua su e giù, appena uscite dal quadrilatero o dalle mura spagnole, appena uscite dalla cerchia dei Navigli, Milano è una città veramente tentacolare. Vi faccio vedere un cartello, tanto sono fermo. Questo è un cartello, voi ditemi qua. Attenzione, via Finanzieri d'Italia, direzione Brescia. Ditemi se questo è un cartello. Ditemi se è un cartello! Questo è un cartello! Ditemi se questo è un cartello che avvisa che una strada è chiusa al traffico, fatto in arancione su un cartone con lo scotch. Ma basta! Io vorrei essere il leader di un paese confinante per dichiarare guerra all'Italia, e quindi anche a Milano.